Noi facciamo parte di una bottega aperta chiamata Bottega Aperta Limen, guidata dal maestro scultore Antonio Lagamba. All'interno ci sono diversi artisti, c'è chi si occupa di pittura, c'è chi si occupa di scultura, anche di arte orafa in genere. È per noi un progetto molto importante, in quanto abbiamo la possibilità di interscambiare diverse esperienze artistiche e non. Di solito partecipiamo a mostre qui nel locale, esponendo i nostri pezzi, ecco qua, e facendoci conoscere. Più che altro è un modo per comunque riuscire a confrontarsi e a crescere in questo settore, in questa disciplina che è importante. Bisognerebbe far sì che di questi progetti come il nostro ce ne siano diversi, così da poter dare la possibilità a persone comuni e non di riuscire a interloquire con questo mondo. Ci dà l'opportunità appunto di riuscire a conoscere diversi ambienti, diverse persone, e crescere e maturare nelle diverse discipline. Passo la parola a uno degli artisti che è qua con noi, che è un orafo, Pietro Topia. Buonasera a tutti. Niente, come diceva la mia collega, è un progetto unico in Italia, perché è una bottega aperta in cui gli artisti o anche persone che non sono nel campo artistico possono interagire, entrare in questa bottega, appunto bottega aperta, perché è aperta a tutti. È aperta a tutti, quindi ci sono i materiali, ci sono il metallo xilografia, l'argilla e altri materiali in cui qualsiasi persona si può interagire e quindi costruire delle sculture o comunque ciò che gli suggerisce lo stato d'animo. Siamo un gruppo di artisti giovani e meno giovani, a cui capo la persona più importante è Antonio Lagamba, che è uno scultore qui da noi di fama, e quindi praticamente sperimentiamo diverse discipline. Io faccio l'orafo, poi c'è chi lavora l'argilla, chi lavora i metalli in genere, comunque diverse tipologie di arte. E poi facciamo le mostre un po' in giro per tutta la nostra Calabria, voglio dire, con prodotti artigianali e con prodotti anche artistici di rilievo. Bene, è tutto. Volevamo ringraziare l'associazione che ci ha invitato qui oggi a partecipare, che per noi è sempre un onore partecipare ed essere presenti soprattutto sul nostro territorio, per non farci conoscere, ma bensì per dare un qualcosa, ecco, un contributo anche noi nel nostro piccolo alla nostra città. E un ringraziamento particolare va al maestro Antonio Lagamba, che ci ha dato l'opportunità di fare parte di questo progetto e di questa bottega. Non siamo tutti gli artisti, qui c'è il maestro Pino Di Gesù, un nostro amico che anche lui collabora con noi. C'è un gruppo molto vasto che ha qui le opere, ma attualmente non è presente fisicamente.